Ciao, benvenuti! Nel video di oggi vediamo come eseguire Urva Mukha Svanasana, la posizione del cane che guarda in su. Ok, vediamo prima qual è la posizione. Urva Mukha Svanasana, la posizione del cane che guarda in su. Qui cosa abbiamo? Abbiamo le braccia forti che spingono bene, le mani che spingono bene a terra. Le spalle sono aperte, lontane dalle orecchie, il mio petto è ben aperto. Le scapole si avvicinano l'una all'altra e vogliono scivolare verso il basso. L'addome attivo, l'ombelico rientra verso la colonna, mi protegge la schiena. I glutei sono attivi, le gambe sono forti e attive, sono sollevate da terra e aperte alla larghezza del bacino. Ho il dorso dei piedi a terra. Bene, quindi la differenza con il cobra è che nella posizione di Bhujangasana abbiamo i gomiti magari un pochino piegati, il pube ben ancorato a terra, invece nel cane faccia in su è sollevato da terra. Nel cobra abbiamo le gambe, le cosce che toccano terra e il dorso dei piedi. La posizione del cane a faccia in su è più intensa, quindi ti invito a farla solamente se senti che il tuo corpo la può fare in tutta sicurezza, senza poi avere fastidio alla schiena. Mi raccomando bene l'addome attivo che ci protegge da eventuali infortuni. Ok, cosa succede? Cos'è che vedo spesso di non corretto? Una chiusura delle spalle. Quindi spesso nel mio cane a faccia in su vedo questo. Questo non è corretto perché io voglio aprire bene il mio petto, aprire le spalle, quindi da qui ruoto le spalle indietro, apro il petto, se non ho fastidio al collo, porto lo sguardo verso l'alto, lo sguardo mi aiuta a dirigere il corpo dove lo voglio portare, altrimenti guardo tranquillamente davanti a me. Quindi mi raccomando, non chiudo, apro e tengo le gambe ben attive e sono sollevate da terra. Come inseriamo questa posizione nella nostra pratica? Possiamo farlo tranquillamente dal cobra, sono nel cobra, mi spingo con le braccia, sollevo il bacino, sollevo un pochino il bacino, attivo tutto il corpo ed entro nel mio cane a faccia in su. Oppure se hai seguito delle mie lezioni, degli altri video, avrai spesso sentito dirmi cobra o Urva Mukha Svanasana. Quindi posso decidere se fare, eseguire il cobra o il cane a faccia in su. E come lo inseriamo? Lo inseriamo al termine del nostro Chaturanga o del nostro Ashtanga Namaskar. In un video precedente, in un tutorial precedente, abbiamo visto la posizione del cane a faccia in giù, la posizione della panca, le posizioni per scendere, quindi Ashtanga Namaskar, Chaturanga col supporto delle ginocchia, Chaturanga completo. E poi abbiamo visto il cobra. Ora, magari possiamo provare a sostituire e a inserire la posizione del cane a faccia in su. All'inizio della pratica è sempre meglio fare il cobra perché è un pochino meno intenso, quindi scaldiamo il corpo con il cobra e poi magari durante la pratica possiamo ogni tanto provare a fare questa posizione. Ovviamente falla in sicurezza, quindi se te la senti, non è assolutamente obbligatorio. Vediamo un attimo come inserirla. Sono nella mia panca. Corpo attivo, tutto su una linea, inspiro, espirando Ashtanga Namaskar e Urva Mukha Svanasana. Ginocchia a terra, piego i gomiti contro il busto, porto a terra prima il petto, il mento. Da qui scivolo un pochino in avanti, spingo bene sulle mie mani con le mie braccia e mi sollevo nel cane a faccia in su, aprendo bene il petto. Opzione 1. Opzione 2, Chaturanga col supporto delle ginocchia e cane a faccia in su, stessa cosa. Sono nella panca, inspiro, espirando ginocchia a terra, questa volta il corpo scende tutto su una linea, arrivo quasi fino a terra e poi mi spingo un pochino in avanti e verso l'alto, aprendo bene il petto, attivando tutto il corpo. Cane a faccia in su.
attimo. Arriviamo alla transizione un pochino più intensa. Chaturanga completo, cane a faccia in su. Panca. Inspiro, espirando chaturanga, gomiti stretti, non arrivo a terra, quasi fino a terra e poi mi spingo un pochino in avanti per darmi la spinta verso l'alto. Spingo con le mani forti a terra, braccia attive, tutto il corpo attivo. Per ritornare nel mio cane a faccia in giù, invece, da qui uso la forza dell'addome per spingermi indietro. Cane a faccia in giù, espirando. E qui stendo bene la schiena. Ok. Quindi possiamo esercitarci e provare magari a eseguire questa posizione. Veramente fallo solo se senti che il tuo corpo è pronto per farlo. Quello che ti consiglio è di sempre seguire, partire dalle posizioni un pochino più semplici, meno intense, e quindi con una pratica costante di queste, poi avrai, sentirai la forza e la flessibilità giuste per eseguire anche il cane a faccia in su. Quindi non ti preoccupare se inizialmente non riesci a farlo o non ti senti di farlo. Continua a fare il tuo cobra, vedrai che poi riuscirai con la pratica costante ad entrare nel cane a faccia in su. Quando siamo sul tappetino dobbiamo lasciare fuori l'ego e dobbiamo davvero ascoltare il nostro corpo per fare tutto in sicurezza. Non vogliamo farci male, avere dolore. Ma vogliamo stare bene, quindi mi raccomando, ascoltati e fai solo quello che è giusto e che va bene per te in questo momento. Bene, colgo l'occasione per dirti ancora una cosa. Se pratichi già yoga, hai una certa dimestichezza con le posizioni base, con le transizioni, è online sul mio sito www.miyoga.it, I Love Yoga, un percorso completo di Vinyasa Yoga in 10 lezioni. Se invece stai cominciando a praticare yoga o non hai mai praticato yoga e sei qui per caso, a brevissimo, nel giro di pochissimi giorni, quindi magari quando pubblico questo video non è ancora online, ma a brevissimo sarà online anche un corso per principianti. Un nuovo inizio, quindi adatto anche a chi non ha mai praticato yoga o chi è all'inizio e vuole scoprire questa meravigliosa disciplina. Ti scrivo i link qui sotto, quindi potrai andare a vedere sul sito se è già online il corso. Ti lascio il link di I Love Yoga e poi seguimi sui miei social in modo da avere la notizia per tempo. Pubblicherò senz'altro la notizia lì su Instagram e su Facebook quando il corso sarà pronto e online. Bene, se hai domande, qualsiasi cosa, scrivimile qui sotto al video e spero che questo breve video ti sia piaciuto, ti sia utile. Io ti saluto, ci vediamo alla prossima, grazie ancora e namaste.